Ciao a tutti, ben Ciao. ritrovati. Siamo qui per questa nuova puntata di In Cucina con lo Chef. In studio con me Antonella Gadieri. E con me in studio invece il nostro chef Nicola Vizzarri. Bene, oggi polpette oggi che cosa ci facciamo? prepari? Polpette, carne Ma macinata? visto il macinato, sì? Ho pensato ai polpette io. Sì, abbiamo della carne fresca di maiale macinata che faremo delle polpette accompagnate Ah, con delle visto. patate Ho prezzemolate. indovinato allora le polpette. Gli ingredienti sono macinato di maiale, cipolla, un po' di noce moscata, cannella, uovo, limone, mollica di pane, farina, prezzemolo, patate che abbiamo già lessato, kombucha, un po' di birra e olio extravergine di oliva. Andiamo? Sì, andiamo. Procedimento? Polpette te le faccio fare a te, Eh vediamo un beh. po', va bene? Passiamo con la cipolla che andremo a metterlo poi all'interno del nostro impasto. Le polpette. Sì, delle polpette. Non hai mai provato? No. C'è sempre la prima Con volta. Mettiamo te c'è sempre da scoprire. un filo d'olio. Lasciamo un attimo soffriggere piano piano. Diamo una ciotola. Mettiamo la nostra carne. Un pizzico di sale, una grattatina di pepe, in questo caso ci sta bene, anche se non sono un amante. Di pepe, Sì, grattugiamo certo. un po' di noce moscata. La cipolla mi fa piangere, come al solito. Sì, io perciò lo metto lì, Ah, sotto lì. ecco, abbiamo trovato un gusto buono a Hai te, capito, eh? visto? La prossima volta facciamo metto di là allora. Un po' di noce moscata, poi facciamo un po' di cannella, una grattugiata di limone, qui, mettiamo un Mi persegue dal fumo della cipolla a me, perché? non lo so, ma dalle persone importanti. Sì, vedi, mi sposto e vieni da me. L'uovo e un po' di mollica di pane. A te per maneggiare, via. E Faccio con le mani, faccio come con ti quale senti di piace. fare? Va bene, faccio con Vabbè, la comincia un po' forchetta, a dai. fare con la forchetta, poi man mano però devi amalgamare bene tutti gli ingredienti. Mettiamo un pizzico di sale anche nella cipolla. Ecco qua, andiamo a metterlo un po', è bello, amalgamiamo bene, dobbiamo fare un piatto con la farina, in modo che poi le passeremo La nella farina. farina, sì, e poi una padella con un po' di burro, bagneremo con la birra per dare quel gusto di amarognolo. Buono. Secondo me adesso devi farli come fai a casa, così fai le tue polpettine belle. Si lavora con le mani in cucina. Sono Allora, delle mo? Devo polpettine fare polpettine piccolini? regolari, no, 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 di più grandi così, dai. Più grandi? Sì, così, così. Ah, e allora, il polpettone? Polpettine, su. Siamo qui. Io poi le ri do una ripassata, no? È ben normale. Ecco qua. Le passiamo un po' nella farina. Ce Ecco qua le n'è una polpette. per tutti, no? Abbiamo i tecnici, No, non li contare quelli, cameraman, lasciali stare regista. quelli. Ce la facciamo apposta? Sciogliamo un po' di burro. Ecco qua. Appena si scioglie un attimo, mettiamo un po' di temperatura, mettiamo le nostre polpettine, ecco qua. Puoi girare piano piano le polpette se vuoi,
Ah, io. Intanto affettiamo la nostra patata che abbiamo precedentemente passata. Qui. Sbollentata? Sì, lasciamo sempre leggermente un po' più croccante dura, al centro. Anche perché poi non si taglierebbe bene così. Ecco qua. Bagniamo con un po' di birra per dare quel gusto un po' amarognolo. È un piatto che mi ricorda quando sono stato in Danimarca. Ah. Sì, loro bagnano con la birra danese. Ah, sì. Le polpettine, sì, per dare proprio questo gusto particolare della birra. Lasciamo evaporare la birra e cucinare le polpette, qualche minuto di cottura ancora e ci vediamo tra poco. Eccoci qui, Antonella, le nostre polpettine sono belle cucinate, andiamo a disporre le nostre patate, così, un pizzico di sale, un po' di prezzemolo tritato. Filo d'olio, extravergine oliva, posizioniamo le nostre polpette, eccole qua, mettiamo le nostre salse, eccolo qua. Il piatto è pronto, bello, non resta che bello denso. Provarlo a casa, profumato, colorato e saporito. Profumo ottimo. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre su questo canale. Ciao a tutti. Adesso. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, DS Service.